Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con informazioni locali di Icaro TG, i titoli principali dell'edizione di oggi. Coronavirus in regione rispetto a ieri 154 casi di contagio in più, a Rimini con i 35 nuovi il numero raddoppia, l'AUSL spiega si trattava di numeri attesi. Nel pesarese un centinaio di casi diagnosticati in pochi giorni, l'assessore regionale Venturi sottolinea l'importanza di una collaborazione tra i territori di Rimini e della città marchigiana. A Riccione partiti i lavori per il parco Avventura all'Arboreto Cicchetti. Amministrazione e gestori rispondono alle contestazioni, uno spazio sostenibile che sarà restituito alla città. Emilia Guarnieri lascia dopo 27 anni la presidenza della Fondazione Meeting, un evento che aveva seguito dalla sua nascita oltre 40 anni fa. In Emilia-Romagna a oggi sono complessivamente 698 i casi di positività al coronavirus, 154 in più rispetto a ieri, a fronte comunque anche di un aumento dei campioni refertati. Aumentano anche i decessi, sono 8 quelli nuovi, il totale sale a 30. E raddoppiano i casi di contagio in provincia di Rimini, sono 68 in totale le persone risultate infette, circa 500 quelle oggi in quarantena, ma l'AUSL parla comunque di un aumento atteso. 35 casi in più rispetto a ieri, 68 in totale in provincia di Rimini. Un dato che letto così preoccupa, ma l'AUSL si affretta a chiarire che era atteso dal punto di vista epidemiologico e che riguarda le ultime 36 ore. Nessun allarme quindi per l'azienda sanitaria locale, che sottolinea come la ricerca attiva dei casi viene effettuata attraverso il tampone per tutti i pazienti che dal punto di vista clinico presentano un fondato sospetto di positività. Questa procedura è mirata alla tutela della sicurezza dei pazienti e dei cittadini e al contenimento della malattia, precisa l'AUSL. I 35 nuovi casi di positività si riferiscono a 24 pazienti maschi e a 11 donne, tutti di età compresa tra i 30 e gli 86 anni. Di questi pazienti, 26 sono a casa in isolamento volontario domiciliare poiché senza sintomi o con sintomi lievi, e 9 sono stati ricoverati agli infermi, sebbene con sintomi non gravi. Al momento le persone in ospedale positive al coronavirus sono complessivamente 19. 9 i pazienti che dal 25 febbraio ad oggi sono stati dimessi. In totale sono circa 500 le persone in quarantena nell'intera provincia. E nel pomeriggio la regione è tornata ad aggiornare sull'emergenza con una conferenza stampa. A sostituire l'assessore alla sanità Donini, in isolamento in quanto positivo proprio al coronavirus, è tornato l'assessore uscente Sergio Venturi, richiamato nella task force che gestisce la situazione. Nella conferenza stampa si è soffermato anche sulla situazione riminese, una di quelle sulle quali la regione sta ponendo maggiore attenzione. Un'osservazione relativamente alle zone che sono in crescita maggiore e sulle quali stiamo ponendo molta attenzione, e sono naturalmente quella di Piacenza e l'altra che è quella del Riminese, dove ci sono alcuni comuni, quelli della zona sud della provincia di Rimini in particolare, che oggi hanno avuto una crescita significativa di, non tanto nei numeri ma nella percentuale, perché sono quasi raddoppiati, che ci rappresentano essenzialmente oggi due considerazioni. La prima, la necessità che si collabori tra la provincia di Rimini, intendo come entità geografica, non come istituzione, e la provincia di Pesaro Urbino, perché i territori lì sono insomma, sostanzialmente del tutto permeabili. Non abbiamo mobilità attiva, insomma i marchigiani si curano nelle Marche, i nostri si curano da noi, però abbiamo bisogno di concertare con loro delle misure di contenimento che sono ancora del tutto possibili, specialmente perché la città di Rimini oggi presenta solo 5 casi su un totale di quasi 60 in provincia. E quindi abbiamo bisogno di valutare, di monitorare con attenzione nei prossimi giorni l'andamento che ci sarà in quella provincia. E per dare anche qualche numero su quanto sta succedendo nelle Marche,
A metà giornata erano 124 i casi di positività appunto nella regione Marche, un centinaio proprio quelli di Pesaro. E c'è anche chi cerca comunque di reagire, c'è l'attenzione appunto a evitare il più possibile i rischi. Lo stesso Venturi ha detto, riferendosi in particolare agli over 65, una fascia a rischio particolare in questa emergenza, che questo è il momento un po' di mettere da parte la socialità appunto in nome della cautela, della sicurezza, della prevenzione. E c'è comunque invece chi cerca di reagire in tanti modi, a partire dalle scuole, con le lezioni sospese in tutte le scuole appunto e all'università fino al 15 marzo. Sono tanti gli istituti e gli insegnanti che cercano di attrezzarsi per mantenere il contatto con i propri studenti, non solo quelli più grandi ma anche quelli di elementari e medie. Con le attività didattiche sospese in tutta Italia, la scuola si affida per quanto possibile al mondo virtuale, non solo per gli studenti più grandi ma anche per i bambini delle elementari. La maestra Fabiola Fenili dell'elementare Fellini, ad esempio, ha cercato di coinvolgere i suoi bimbi di seconda tramite la piattaforma educativa WeSchool. Massima sicurezza per i piccoli alunni, con la possibilità di interagire da casa con la loro insegnante. Io per esempio ho chiesto a loro di disegnare il coronavirus e gli ho chiesto: ma secondo voi com'è, se dovesse parlare cosa direbbe, no? E quindi hanno fatto dei disegni bellissimi e hanno scritto anche un piccolo testo dove comunque hanno, non so, raccontato le loro paure, eccetera. Quindi c'è stato anche uno scambio, no? Una relazione, un modo per interagire con loro anche in questo, e secondo me è stato molto bello. Tra l'altro ti dico che su questo tema è veramente un'occasione quella che abbiamo in questi giorni, di dimostrare come la tecnologia non sia solamente una cosa brutta e cattiva, no? Come sentiamo sempre, si parla di cyberbullismo, di pericoli della rete. La tecnologia oggi è qualcosa che ci mette in contatto e ci dà l'opportunità di relazionarci, di imparare anche a distanza, e quindi è veramente un bel messaggio per far capire come la tecnologia sia una grandissima risorsa. Ad attivarsi per le lezioni a distanza anche altre scuole del territorio, come la media borgese di Rimini. I genitori degli studenti hanno pubblicamente ringraziato i professori che si sono adoperati per non perdere il contatto, almeno virtuale, con i loro alunni. Da domenica si sono attivati per far creare ai ragazzi tutti gli account di Skype, in modo che lunedì mattina hanno fatto questa prova generale, e da martedì sono operativi. Loro tutte le mattine fanno lezioni, hanno l'orario di ogni materia, e nel pomeriggio così hanno modo di approfondire, studiare, insomma fare i compiti, dando comunque una sorta di normalità a questi ragazzi. Ci siamo stupiti molto perché sono veramente molto responsabili, nel senso che hanno questo appuntamento con i professori alle 9 della mattina, quindi si sveglia, mette la sveglia, si sveglia, sa che a quell'ora deve essere collegata come dovrebbe essere a scuola, e si gestisce in autonomia. Sarebbe bello comunque che continuasse questa cosa anche in casi di malattia, così il ragazzo può tranquillamente anche magari da casa seguire le lezioni senza rimanere indietro. Chiudiamo la pagina dedicata al coronavirus, andiamo a Riccione, dove sono cominciati da pochi giorni i lavori del Parco Avventura all'Arboreto Cicchetti, un progetto più articolato rispetto alla parte ludica, hanno spiegato amministrazione comunale, presente con quasi tutta la giunta, i rappresentanti della società che si è aggiudicata il bando. Hanno approfittato dell'incontro con la stampa di oggi anche per replicare alle contestazioni, in particolare quelle delle associazioni ambientaliste che hanno raccolto 2000 firme contro il progetto. Il contenitore ludico si chiamerà Riccione Adventure Park, il progetto complessivo Riccione Prater. Apertura prevista entro fine maggio. La San Marino Adventure lo avrà in concessione per 15 anni, effettuando la sistemazione a proprie spese e corrispondendo al comune 40.000 euro di affitto l'anno. Il precedente contratto prevedeva invece l'affidamento a un gruppo di cooperative sociali. Il parco resta pubblico e fruibile e continuerà a ospitare il mercatino settimanale degli agricoltori del territorio. Sarà attraversabile da pedoni e biciclette, con accesso 24 ore al giorno videosorvegliato. Le strutture saranno ecocompatibili. La parte ludica a pagamento prevede un tree village e un'area playground con molti giochi inclusivi. L'area ristorativa sarà affidata al franchise DQM, da quei matti, ma ci saranno anche spazi per consumare propri cibi. La volontà di andare a trasferire prima di tutto un'importantissima parte della città ai riccionesi e ai turisti, e in seconda battuta anche quello di trasferire il valore della natura vivendola direttamente, con vari punti di esperienza che permettono appunto i primi contatti e i primi momenti educativi sin dai primi anni.
previsti un giardino botanico, percorsi naturalistici e la presenza di un'associazione culturale che si occuperà di laboratori, corsi e altre attività legate alla natura. Una sala all'interno sarà aperta anche a eventi pubblici. Chiariti anche alcuni degli aspetti contestati, niente gonfiabili o piste sul ghiaccio. Nella prima proposta c'erano alcune idee, spiega Manzaroli, che però l'amministrazione ha bocciato, e nessun taglio di alberi per il parco. Ci sono invece centinaia di piantumazioni in arrivo, le potature e gli altri interventi avverranno solo su indicazione dell'ufficio ambiente. Siamo un'azienda che è chiaramente commerciale, paghiamo un affitto, quindi una parte commerciale ci deve essere, ma serve poi a finanziare il grande lavoro, le grandi migliorie che faremo a questo ex vivaio. Pianteremo più di 300 alberi solo nei primi 5 anni, alberi, piante, piante ornamentali, cespugli, e faremo una cura del verde sia ordinaria che straordinaria, che consentirà a quest'area di essere di nuovo fruibile da tutti i cittadini. Emilia Guarnieri lascia la presidenza del meeting dopo 27 anni, era da sempre tra i responsabili della kermesse che ha compiuto i suoi primi 40 anni, era diventata presidente nel 1993, un passaggio di consegne che era atteso ma che comunque lascia il segno. La Guarnieri ha affidato il suo saluto a un messaggio pubblicato oggi sui canali del meeting. Per me il meeting di Rimini è stato ed è tuttora una immensa avventura di libertà. Dopo 27 anni di presidenza del meeting, 40 di responsabilità di quest'opera, lascio l'11 marzo e le cose belle, ricche, tanto amate, si capisce a un certo punto che vanno lasciate andare, non abbandonate, lasciate andare, che è un'altra cosa. E questo è il sentimento che io in questo momento ho, lasciando andare il meeting con altre mani, con altre gambe. E credo che il sentimento in assoluto più vero che ho nel cuore è una grandissima gratitudine. Gratitudine per tutto quello che ho avuto, per la storia, per la ricchezza, per l'esperienza, per gli incontri fatti. Mai avrei immaginato di incontrare tanti pezzi di mondo, di storia, di vita, di realtà come quello che è successo in questi anni. Ma la gratitudine è anche per ognuna delle persone con cui ho collaborato, la redazione del meeting, gli amministratori, tutti gli sponsor, i partner, le istituzioni, i curatori delle mostre, i relatori. È un elenco lunghissimo, infinito, di cui veramente ho nel cuore e negli occhi tantissimi nomi e cognomi. Un grandissimo, grandissimo amico mi disse agli inizi del meeting: ricordati Emilia che il meeting non è tuo. Sono venuta su con questa consapevolezza negli occhi e credo che questo mi abbia veramente aiutato a far crescere una cosa che non era mia, che mi è capitata in mano e di cui sono solo grata. L'appuntamento è al meeting del 2020, pieni di stupore, pieni di meraviglia, come dice il titolo, e spero di godermelo quanto mi sono goduta questi 40 meeting e magari anche di più, chissà, sono molto curiosa. È partita questa mattina la nuova trasmissione realizzata dal gruppo Icaro in collaborazione con la Federconsumatori di Rimini. Dentro al consumo, percorsi per un consumatore consapevole. L'appuntamento è ogni giovedì in diretta dalle 10.05 alle 10.20 su Radio Icaro e Icaro TV. La prima puntata è stata dedicata al tema del risparmio tradito e alle richieste di indennizzo legate al default di alcuni istituti di credito. In studio abbiamo avuto l'avvocato Federica Manenti. Le vicende giudiziarie, penali e civili che hanno coinvolto queste banche sono ancora in continuo evolversi e sono appena iniziate. Quello che però oggi è importante è che comunque è stato istituito un fondo che è un fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che sono rimasti coinvolti da questi crack bancari. Quelli di maggiore interesse anche per quanto riguarda la diffusione nella nostra zona sono sicuramente le quattro banche, quindi la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca delle Marche, la Banca Etruria e Carichieti, e in più sono comprese nel risarcimento anche le banche, le due banche venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.
questo fondo di indennizzo che è stato attivato recentemente è importante perché include tra gli indennizzi anche chi aveva investito in azioni e non solo in obbligazioni. Accedendo al fondo c'è la possibilità di recuperare in parte quello che è stato investito. Gli obbligazionisti sono più fortunati perché possono recuperare fino al 95% del capitale che avevano investito. Gli azionisti sono un pochettino meno fortunati perché a loro invece è riconosciuto il 30%, che però è sempre meglio che niente. Appunto, certo. Ricordiamoci che queste persone hanno investito somme anche importanti. Le persone più anziane, che hanno appunto messo da parte risparmi da tutta una vita, hanno investito anche 50, 60, 70, 80 mila euro. E torniamo a parlare di coronavirus per quelle che sono le conseguenze sui campionati. C'è stata una rincorsa in questi giorni di aggiornamenti, di calendari stravolti, ora che il DPCM Conte è stato pubblicato ufficialmente, dovrebbe arrivare quindi la decisione definitiva. A oggi, per quanto riguarda la Lega Pro, in particolare il Rimini, ci sono 6 gare che si disputeranno a porte chiuse. Si partirà dal turno che si giocherà tra il 14 e il 16 marzo con Fermana-Rimini. Le altre gare a porte chiuse sono Rimini-Fano, Vispesaro-Rimini, Rimini-San Benedettese, Arzignano-Rimini e Cesena-Rimini. Sul nostro sito newsrimini.it potete trovare poi più nel dettaglio il calendario. E anche la Lega Nazionale Dilettanti ha fermato i campionati di ogni ordine e categoria fino a data da destinarsi. E tra i tanti eventi che sono stati ufficialmente rinviati c'è anche la Rimini Marathon, che era inizialmente in programma il 22 marzo, rinviata a data da destinarsi. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.